una nuova era, inizia una nuova YouTuber League e si parte con le due squadre che sanno come vincere questo campionato. I campioni del 2023 contro i campioni del 2024, meglio di così, non si può iniziare. Amici della YouTuber League, buonasera e benvenuti al Centro Sportivo Don Orione di Roma. Questa è Lazio-Napoli! Messa con le mani in zona offensiva, traiettoria lunga per Crispo, di testa Crispo! E chi se no? Sempre lui! L'apre lui la nuova stagione della YouTuber League 24-25. Veronica Di Costa che poi la vuole mettere sul secondo palo! Dove c'è Di Mauro? È un Napoli spettacolare! Palla lunga per Crispo, si gira anche qui Crispo! Ma fermatelo! Non si ferma questo Simone Crispo, 5-1, 4 gol del bomber del Napoli. È impossibile fermare uno come Simone Crispo, è ufficiale, eh? Possiamo scriverlo, bravo. Va Lorenzo Roma, spiazzato Dario, doppietta di Roma, 5-2 per il Napoli. Ma non c'è più tempo, inizia alla grande la nuova YouTuber League del Napoli che batte 5-2 la Lazio con 4 gol di uno strepitoso, incontenibile Simone Crispo. E questa è la sintesi della prima gara di un Lazio-Napoli che ha visto la Lazio uscire sconfitta contro i campioni in carica del Napoli. La telecronaca è stata qui di Giorgio Basile, che anzi ti chiedo, mi fai una bella analisi tecnica? Così i tifosi della YouTuber League si sentono ingolositi dalla tua professionalità. Devo dire, un Napoli che è partito fortissimo, ovviamente questo è andato a fare la differenza. L'errore della Lazio è stato quello di giocare inizialmente con soli due difensori, con Pellegrino e Kiss, contro una squadra che attacca molto la profondità, attacca molto sull'esterno come il Napoli. Non ha pagato come mosse, infatti i primi tre gol praticamente tutti su cross di Enzo Costa, ha fatto tre assist. Ti è sembrato comunque una Lazio che poteva riaprire la partita da un momento all'altro, oppure erano gli ultimi colpi di una squadra che comunque non voleva vendersi? Beh, in realtà è una squadra che ci ha creduto fino alla fine, anche un po' di sfortuna devo dire con il palo di Pipega nel primo tempo. Pipega che è entrato molto bene, io infatti l'ho detto, secondo me pagato così poco è un gran colpo per la Lazio. Secondo me, il mio parere è che il Napoli oggi è stato veramente troppo superiore, perché il risultato non dico che sia leggero, però DC System ha fatto delle belle parate, le ha fatte anche per carità Dario, però DC System ha tenuto a galla la Lazio. Ecco, la cosa preoccupante della Lazio è che in alcune fasi della partita si è un po' spenta, un po' ancora forse disuniti. Si vede che il Napoli è una squadra che gioca quasi con gli stessi uomini da tanto tempo, c'è un gruppo diverso e il gruppo forse in questa competizione fa la differenza ancora di più della tecnica. Guarda, io ho chiesto anche informazioni alla Lazio del come mai ci fosse stato anche un blackout, e anzi ti faccio vedere che cosa mi hanno risposto Gigi e il boss della tecnica. Ah, soffrivamo sulle fasce, soffrivamo tanto, a un certo punto abbiamo deciso di spostarci col 3-3-1, siamo partiti col 2-4-1 per dare magari più spazio appunto alla gamba del boss e di Gilbert, però loro con Di Mauro, Crispo andavano a prendere gli spazi, diventava difficile, quindi ho detto ok, retro io, lasciamo Lorenzo su Matthew. C'è da dire che la maggior parte dei gol abbiamo presi su calcio piazzato e pum pum iniziati i primi 15 minuti. Quello ci ha un po' spezzato le gambe. Tre gol di testa, la statistica dice subito. Quello dico, quindi... Però nascono ovviamente da una sofferenza che c'è stata per tutta la prima fase del primo tempo, ecco. Ti sei sentito a un certo punto un po' abbandonato nel primo tempo? Perché ti vedevo comunque che eri lì a dare sportellate, però mancavano forse gli appoggi di qualcuno, mancavano gli 1-2 prima verso la porta. Allora sì, non mi sono sentito messo là all'angolo perché cercavo comunque di entrare verso il campo a prendere qualche pallone. Purtroppo siamo comunque una squadra di qualche giocatore nuovo, quindi ancora un po' di disorganizzazione c'è, dobbiamo sicuramente migliorare, essere più uniti anche in fase quando non abbiamo palla, perché comunque troppa disorganizzazione nel campo. Hai adesso Kiz e Pellegrino che forse sono due buonissimi gregari, ma forse manca un cervello difensivo. Hai già trovato una soluzione con questa partita oppure continuerai con la difesa 2? Allora no, dipende, nel senso che appunto noi oggi in realtà eravamo partiti con la difesa a 2 e poi ci siamo spostati con la difesa a 3, rimanendo un po' larghi, anche perché vedevamo Kiz particolarmente propositivo, no? Sulla fascia l'abbiamo messo in condizioni di salire e infatti ha creato più di qualche problema
alla difesa del Napoli. Siamo cresciuti nel corso della partita e, come diceva giustamente Boss, comunque 5 nuovi elementi, subito 4 nuovi confermati, buttati subito pronti e via. Anche Boss stesso, tra l'altro. Appunto, per quello dicevo. Certo. Ah, è vero, quindi sei in realtà giusto, certo. Sulla carta sei. Insomma, ci abbiamo tanto margine di miglioramento, secondo me. Queste erano le parole dei giocatori della Lazio e ti dico, io lo chiederei direttamente agli allenatori. Anzi, lascerò proprio il mio microfono. Venite qua, entra. C'è Nemos e c'è Mattalini che vengono qui a metterci la faccia dopo la sconfitta, che è la parte sempre, sempre più importante. Vi cedo questo ombrello che è vostro, tra l'altro. E vi lascio anche. Avete qualcosa da dire, sapevo? Sì. No, io voglio dire, sicuramente dopo un 5-2 c'è poco da analizzare, però. Secondo me dopo una BioShock, come hanno detto i ragazzi, come avete detto giustamente voi, ci siamo un attimo riorganizzati e secondo me dobbiamo ripartire da dopo il 3-0. Paradossalmente il secondo tempo, anche se conta il giusto, l'abbiamo vinto 2-1 e dobbiamo ripartire da questa convinzione. Il Napoli è una squadra forte, il Napoli ha meritato di vincere, è campione in carica per un motivo, è una squadra già rodata, fondamentalmente hanno aggiunto oggi Kundispa e Enzo Costa e in una squadra che già funziona molto bene. Gli vanno fatti i complimenti quindi per la vittoria, che è giusta, ma non demordiamo perché siamo tanti ragazzi nuovi che hanno tanta voglia di fare, di dimostrare, e ripartiamo dal secondo tempo nonostante il risultato. È meglio incontrare il Napoli, quindi sapere che forse probabilmente si perderanno dei punti per strada, in un momento in cui comunque bisogna fare degli esperimenti e quindi, sai, è un tentativo che lo fai con una sconfitta probabile, oppure lo volevate incontrare in una fase un po' più avanzata, quindi magari, che so, incontrarli anche nella Final Four. Ma in realtà ci cambia poco, forse questa partenza così ci mette un po' con i piedi per terra, ci fa venire quella voglia in più di lavorare che serve sempre. Allora, io ringrazio voi e intanto sono andato a sentire i giocatori del Napoli che cosa avevano da dire su questa partita, e anzi te li faccio sentire, guarda. Risultato non troppo tondo, ma che forse potevate spingere più l'acceleratore. Ti dico, potevamo fare di più, non perché voglio esagerare, no, certo. Però perché sappiamo che la differenza reti è importantissima nella YouTuber League. Sì, assolutamente. Anzi, ne sappiamo qualcosa noi Napoli soprattutto. Potevamo fare più gol, sicuramente. Fare di più, però dai, sono felice perché anche nuovi innesti tipo Enzo, Kun, hanno dato una grandissima mano. Buona partita, ma Fabio di testa, ne parlavamo prima da off camera. Fabio che segna di testa, tra l'altro assist di questo signorino qui. Sì, i primi due assist sono stati molto importanti. Una squadra che ha vinto, l'abbiamo detto anche alla fine del primo tempo, di testa. Squadra che temete di più invece da vedere l'organico? È la nostra testa, appunto. Ma no, ci sta. Napoli devono temere. Napoli. Sono loro che temono. Fabio, un'altra risposta. Chi temo? Temo solo noi, solo noi. Si è lasciato convincere, va bene? Grazie a voi. Abbiamo sentito l'euforia dei giocatori del Napoli, abbiamo qui anche Antò. Noi, mister, abbiamo parlato di quello che secondo noi appunto è un errore della Lazio, di iniziare con soli due difensori contro una squadra come la vostra che attacca molto l'ampiezza. Infatti i primi gol sono nati proprio così. L'avete preparata in questo modo? Cioè avete immaginato che la Lazio potesse giocare con due soli difensori, quindi sfruttare queste situazioni? Ti dico la verità, i nostri punti di forza e ancora di più dopo l'asta sono ovviamente le grandi qualità sulle corsie esterne, le doti tecniche. Già avevamo quelle di Fabio Di Mauro, che fortunatamente siamo riusciti a riprendere. Abbiamo aggiunto anche le qualità di Enzo Costa dall'altra parte, quindi credo che questa disattenzione da parte della Lazio ha pesato tanto nei primi minuti, però devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché veramente abbiamo fatto un grande discorso nello spogliatoio. Non è facile dopo aver vinto una competizione ritornare con una fame, una cattiveria, una voglia, soprattutto quando il livello generale si è alzato. E a proposito di livello alto, a proposito di esterni, poche squadre possono permettersi il lusso di non convocare Rapolla. E infatti non è stata ovviamente assolutamente una scelta tecnica, tattica, ma è stata dettata dalla volontà di fare una rotazione anche giusta per gli altri. Rapolla, a proposito di esterni di qualità, di gran tiro, di gran tecnica, è un ragazzo che ci darà una grossa mano. L'ho detto anche negli spogliatoi prima della partita, un grande segnale che abbiamo dato secondo me da gruppo è anche quello di essere venuti tutti oggi qui, anche i non convocati, anche lo stesso Rapolla, lo stesso Sasi, che ci darà, Sasi Oliva, una grande mano, e quindi questo è il simbolo di un gruppo sano che vuole fare grandi cose anche quest'anno. E per chiudere, secondo me la cosa importante è a 10 minuti alla fine Crispo, che ha corso come un dannato, che era lì a recuperare anche in fase difensiva,
come hai detto tu, siete una squadra molto completa che sa attaccare benissimo, ma l'avete dimostrato, e sa difendersi, sa soffrire nei momenti di difficoltà. Ma il nostro, la nostra cartina torna solo è proprio Simone Crispo, che secondo me quest'anno deve dimostrare, lo era già l'anno scorso, ma nonostante il livello si sia alzato, quando si alza il livello si alza anche il livello di Simone Crispo, che per me è il giocatore più forte di questa competizione. Facendo un paragone molto scomodo, le cavalcate a correre all'indietro di Edinson Cavani un po' le ricordano, no? Quando Cavani faceva 30 gol a campionato, però faceva il terzino. Allora quando lo faccio ancora più scomodo, ovviamente perdonatemi e rapportiamo la YouTuber League. Guardiola dice di Messi che è il miglior 9, il miglior 10, il miglior 11. Per me Simone Crispo è il miglior 8, 9, 10 e 11 e anche miglior 1 perché ha fatto anche il portiere. Uno, esatto. E con questo secondo me possiamo concludere, perché abbiamo detto forse anche abbiamo detto cose belle, abbiamo detto cose belle anche belle da spogliatoio. Grazie Anto, grazie a voi per averci seguito per questa post partita, e soprattutto grazie a te Giorgio. Grazie a voi, sempre un onore.